lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro di Pietro Spineto, il ragazzo di 19 anni morto sabato sera in uno stabile di Vico Bufale, al culmine di un tragico gioco. Oltre 1500 persone hanno voluto salutare per l'ultima volta il ragazzo ucciso per errore dall'amico del cuore. Una tragedia per la quale è stato arrestato ieri sera il padre del minorenne, accusato di omicidio colposo. Il parroco della Basilica di Santa Croce, Don Giosuè Lombardo, ha parlato di come al sud si senta l'assenza dello Stato e come sia alto il numero di giovani senza lavoro, nell'omelia che ha salutato il giovane a Torre del Greco. Non per questo, ha proseguito, Pietro si era perso. Lo conoscevo bene, frequentava il nostro oratorio. La morte così drammatica di questo nostro giovane può aggregare una comunità, può mettere insieme e può far emergere soprattutto in quei giovani una volontà di bene. Oltre al lungo applauso, l'uscita del feretro di Pietro è stata accompagnata anche dal volo di palloncini e cartelloni per salutarlo e da magliette con la scritta «Pietro vive». Intanto il padre del giovane, accusato di omicidio colposo, ha indicato alle forze dell'ordine dove aveva nascosto l'arma del delitto, una semiautomatica calibro 7. A convincerlo, oltre alla posizione del figlio, amico della vittima, pare siano stati anche i consigli giunti dal suo legale. Due, gli elementi nuovi forniti agli inquirenti dal minorenne, intanto. Sapevo che la pistola era di mio padre, ha sostenuto il ragazzo, che ha anche ribadito di aver sentito il genitore dopo la tragedia e ha parlato di due possibili testimoni, i residenti di un appartamento che si trova nell'androne del palazzo dove si è verificata la tragedia. Dopo lo sparo ha raccontato agli inquirenti il piccolo Salvatore, un uomo che aveva sentito il botto si è affacciato, mi ha visto e mi ha chiesto cosa fosse successo. Io ho risposto niente, non è successo niente, con lui c'era anche la moglie.